Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita e benvenuti finalmente al 15° episodio di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, Nuzlocke, sempre a compagnia dei nostri cari amici colleghi di Pokédark 97 e Frache. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati. Era Frache. Tu ti chiami Frache. No, io mi chiamo Frake. Allora ragazzi, ci troviamo a Cuor di Lava, dove le nonnette ci hanno ospitato qui nel soggiorno di Cuor di Lava. Allora, esatto, abbiamo preso nonnette. La medaglia di fiammetta, la medaglia a tette di lava. No, medaglia a tette di lava. Tette di lava. Tette infuocate. Tette di lava. In questa parte ragazzi dovremo andare nel deserto, perché possiamo sia incontrare un nuovo Pokémon, più prendere dei fossili. Quindi possiamo scegliere se prendere il fossile e rivitalizzarlo, oppure trovare un Pokémon selvatico. Sì, io direi di tentare la cattura in un Trapinch, che poi si evolve in un Flygon, che poi Flygon fa il culo e poi vinciamo la Nuzlocke, insomma. Esatto. Allora ragazzi, ci dirigiamo qui verso il percorso 112. Prendiamo una bella pepita, ricordatevela, è molto importante. Uè pepito. Presa. Ed è anche presa importante anch'io. Lasciare un bel like e rispondere alla domanda del giorno. E le fanart. Tante fanart. Siamo malati di fanart. Esatto, allora ragazzi, esatto. Io sono appena entrato dentro il deserto. Prendo già la polvostella, così a random, che si trova da quella parte a sinistra. Anch'io. Mo ho un repellente attivo, appunto perché voglio cercare il Pokémon in questione proprio al centro, nel cuore del deserto e non all'inizio. Perché boh, non lo so, mi fa st'impressione strana. Già. Voglio trovare Trapinch. Che poi spaccherò. Anche perché cioè, ho visto che Sandshrew è molto attivo in questa zona qui. E quindi boh, a fortuna. Boh, proviamoci. Proviamo, allora, dai. Cerchiamo ragazzi un bel Trapinch. Oh, chi è? Oh. Ma è Sentinel di merda! Sentinel anche per me, ma io già l'ho catturato, quindi che posso cazzo. Tentare di nuovo la fortuna. Vabbè. Cameron è salito al 26, allora. Ah, ma poi Sentinel io l'avevo incontrato da qualche parte, raga. Sì, però lo devi avere per rieffettuare la cattura. Già. Sì, vabbè. Sì, sì. In ogni caso adesso ho battuto anch'io l'allenatrice, non so se era la campeggista o qualcosa. Un momento, skipper al 33, ci stiamo quasi per evolvere. Yeah. Vai. Siamo, anche tu ti stai per evolvere. Raga, io non lo catturo Sentry, non mi interessa. A sto punto mi metto Swaddle no. In squadra. Dai, vediamo vabbè. Un po' io, vediamo un po' io. E ancora Sentry, di nuovo. L'alternativa era quella. Comunque io aspetto che finisca il super repellente. Aspettate un attimo. Ancora tu sei sì, fare sì, passi. Raga, questo che è? C'ha Nuvola. C'ha l'abilità alterna cura. Cura chi viene sostituito. Ah, cura in sì. Che senso? Tipo paralisi, queste cose qua? Forse sì. È buono. Forse anche un po' di DPS, non lo so, non me la ricordo. Vabbè. Boh, c'ha la natura invece, non mi ricordo qua, fammi vedere. Natura, schiva. Vabbè raga, io mi metto Nuvola, per forza Nuvola. Tanto non c'ho un Pokémon di tipo volante, quindi... Quindi vada va per bene, Nuvola. Va non abbiamo condiviso l'esperienza, l'abbiamo preso da qualche parte. No, mi pare ancora no. No, non ancora. Fammi un attimo controllare. Mi sembra di no, ragazzi. No, io ce l'ho condiviso l'esperienza, sì, ecco. Come dai. Ce l'hai? Aspetta, ma forse sì, ce l'abbiamo. Te l'aveva dato il padre di Rocco quando sì, abbiamo detto. Ah, certo, quando sì. Siamo tornati indietro. Sì, perfetto. Quindi, ragazzi, vabbè. Gli do il condiviso l'esperienza. Trapinch non riusciremo a prenderlo, quindi... Beh, incominciamo a battere gli allenatori, dati che ce ne sono tantissimi. Ragazzi, è finito l'effetto del repellente. Cerchiamo attenzione. Il Pokémon in questione. Speriamo, vediamo un po' cosa trovi. Anche se speriamo, insomma, perché lui ha già la squadra buona. Vediamo un attimo. Trapinch! Sì! Ha trovato Trapinch. Che culo. Ho trovato Trapinch. Madonna. Oddio, aspetta. Allora, fantastico. Parini, va bene. Allora. Vabbè, almeno non abbiamo la squadra uguale. Stanno rosicando malissimo. Fanculo. No, ma io ancora devo cercare. Ah, okay. Io ho una probabilità parecchio alta di trovarlo, perché Sentinel già ce l'ho in squadra. Cioè, no, in squadra, l'ho già catturato, quindi... Vabbè, il 35. Mi conviene indebolirlo con Cameron. 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 Mo fa fuga e scappa. No. Fa un brutto colpo adesso. Allora, mettiamo Frustrolla.
godete far vedere queste cose, eh? Ma sei uno sculato di merda. Sì, stai avendo troppa fortuna in questa Nuzlocke, non va bene. È anche maschio pure, oh. Wow, sai che differenza. Sai, madonna. Sì. Madonna, quanto raschiano questi Pokémon, ragazzi. Porca miseria, quanto sono noiosi. Quanto raschiano. Okay. Raschiano. Vabbè, tanto Dark lo uccide, già lo so. No. Sì, ora fa un brutto colpo. Oppure finisce le Pokémon. No, ne ho tipo a non finire, ne ho tante. Tanto lo sapevo che io non l'avrei trovato. Non accadrà mai. Ti avrei scommesso che non l'avrei trovato, madonna. Madonna Rizzo. Ok. Ok, io... comunque abbiamo comunque un Pokémon diventerà tipo Drago prima o poi, quindi puntiamo su. Vabbè, sì, lui. Swablu, Altaria è buono comunque. La mia idea, l'idea era quella. Cioè che se non avessi trovato Trapinch avrei messo in team Swablu per lo poi fare Altaria. Lo metto io Swablu. Lo metti tu per variare. Bravo Fede. Ok, facciamo super repellente, andiamo in cerca di allenatori. Perché 1, 2, 3 e 4. Attenzione. Ho catturato un Trapinch. Yeah. Ok, che poi manco ti sarà tanto utile. C'è un altro tipo volante, vero? Però è anche tipo terra. No, è Drago. Sì. Drago, terra. È Drago. Drago, terra. Ok, però c'è anche mosse tipo volante, quindi... Come lo chiamo? Chiamalo... Morsetto. Morsetto. Lo chiamerò Drake. È imbarazzante. Viva l'originalità, Chiamare, ha fallito un roccio tomba che... Ma chiamalo Lenza a sto punto, no? No, Drake mi piace di più. Ok, Drake. Sa di Frake, non lo so. Drake. Morso, troppo sabbia e finta. Con... ok, Scaltro. Vabbè. Potrebbe essere taglio e evita riduzione dell'attacco. Va bene. Ok, direi, ragazzi, ci siamo, mi manca l'ultimo Pokémon. Sì, io ragazzi spero che di catturare un Manectric magari nella prossima parte, così che mi concludo il team. Poi anch'io vabbè, potrei mancherà Sharpedo, vorrei catturare un Sharpedo, un Walrein, insomma uno dei due, ragazzi. Il tipo acqua mi manca. Ma mi servirà un tipo acqua? Già. Vabbè. Io ce l'ho già. Allora, facciamo... Forse mi catturo Feebas. Vediamo se trovo qualcun altro oltre... È impossibile trovarlo! Pilotiche. È impossibile trovare Feebas. No, vabbè, certo, è impossibile davvero. Madonna, quante giornate a cercare quel Feebas, raga. Mamma mia, troppe. E pensare che su Rubino Omega e Zaffiro Alfa è troppo mainstream. Sì, ma infatti doveva essere tipo più raro di un leggendario. Però, vabbè, Vabbè. Comunque continuiamo con Barahonda, con Fusserodà che praticamente sta uccidendo le orecchie di tutti questi poveri Pokémon. A parte si poteva trovare anche Baltoy in questo deserto, non ci avevo pensato. Sì, sì. Baltoy. Sì, ma dai, cioè, ci vuoi mettere. Non è paragonato a... anche Cacnea. Esatto. Ragazzi, mi sento troppo sculato. Sì, stai avendo troppa fortuna. Ok, e Baltoy è morto ora. Nulla, altri ragazzi, quindi... ancora, cioè, pazzesco. Ho trovato solamente come Pokémon selvatici Senshu finora. Vabbè, quindi dai, ancora devo fare ancora devo aperta. Fare la mia cattura. Esatto. È ancora aperta, dai. Sì, ma guarda che è assurdo, cioè... Non è detta l'ultima parola. Freak, ce la puoi fare, dai. È rarissimo da trovare. È rarissimo, cioè no, io no, per, 35... per trovarlo... No, ho sbagliato tasto. Ha il 35% di probabilità di trovarlo. E l'altro 35% è Senshu. Siccome ce l'ho, quindi... Sì, sono nella torre Miraggio. Cioè, averlo trovato così in 448 non mi sembra per niente raro. Ma io sono nella torre Miraggio. Ti rendi conto? E Dark? Chi se ne... Torre Miraggio, non so se te ne rendi conto, Allora, nella torre Miraggio bisogna fare una specie di giochetto così. Poi ci sono i fossili. Ecco, sono cascato. Raga, ho la sensazione che questa torre miraggio non riuscirò mai a farla. No. Perché è complicato raggiungere. Perché sto con la tastiera, capito? Ah. Sono avventuriero. Superato. Arrivo su in alto. A parte che i fossili manco li posso prendere. No, vabbè, tutt'agli. E allora che andiamo a fare? Alberto scopri rovine con Sandslash. Aspettate, raga, ma nella torre miraggio, essendo un luogo a parte, posso fare un'altra cattura? Credo è di vero. Sì. Non ci avevo pensato, okay, quindi vediamo, posso trovare Trapinch. Sì, lo puoi fare. Ok, eccolo, Trapinch anche per grande me. Grande fraghe. Aspettate, ragazzi, devo trovare Trapinch nella torre.
Livello 19. Invece di prendere i fossili, che non lo trovò. Devo trovare Trapinch, raga. Questa sarà la missione del giorno. Devo trovare un Trapinch. Vai. Via, veloce, veloce, veloce. A parte che non so che sia più forte Flygon o Altaria, Ma a questo punto tu chi avevi trovato nel deserto? Senshu. Sì. Potevi catturarlo così magari ora. Infatti. Spunta. Ma no, ma non mi interessa, Senshu. No, però magari così hai la possibilità di... Se ti sbuca fuori all'interno del palazzo quello là, almeno puoi fuggire per ritentare. No, posso fuggire comunque. Ho messo le regole, sono che se tu lo trovi puoi decidere se saltarlo o no. Comunque non ci poniamo il problema perché ho trovato un Trapinch, fanculo. Bene. Yeah. Ok, buono, benissimo. Buono. Allora ragazzi, Trapinch livello 21 femmina. Così variamo un po' di sesso, eh. Poi li facciamo accoppiare, facciamo tanti Trapinch e li diamo a Freak. Tanti, okay? Piccoli Trapincini. No, Freak ce l'ha già. Io ce l'ho. Aspetta, la non parliamo perché aspetta, non voglio. No, perché ancora preso. Sai perché? A livello 19 io ho il mio Wolf a livello 26 e potrei fargli azione, ma ho davvero paura di mandarlo giù. Tranquillo, non credo. Ok, catturato full vita. Quindi perfetto. Benissimo. Ok, io credo che lo chiamerò Drake. No. L'hai chiamato tu Drake alla fine? Sì. Merda, okay, okay. Ho avvelenato Trapinch. Non ci voleva. Aia. Vabbè, ma male che vada mi metto su Abro, perché ora che ci penso, tipo terra così, ragazzi, non è che più avanti mi sia così tanto, ecco, d'aiuto, però... Nello sprite è fucsia questo Trapinch, è bruttino. Vabbè, cioè io ci ho fatto caso dopo. Fatto! Catturato, ragazzi! È femmina, livello 21, allora la chiamiamo... Io lo chiamo Flago. Flago. È femmina, la chiamiamo... Flago. Questo, anzi, ragazzi, no, è un problema. No. Come possiamo chiamarla? Non lo so. Ho trovato una caramella rara. Allora, Drago. No, vabbè, aspetta. Ma chi? Tu oppure Zigzagoon? Io. E allora non vale, io. Non vale. Le caramelle rare che si trovano normalmente non valgono. Ma ne ho comunque 5. Però ne ho trovate 4 con Zigzag. Vabbè. Freak, ho trovato siamo a distanza di 2. Super pozione ho trovato con... E non ti dico manco dove si trova quella caramella rara. Vabbè, ma tanto non vale, quindi me lo puoi dire. Raga, brutto, mi serve un aiuto. Come lo chiamo Trapinch femmina? Non lo so, chiamala Terry. Perché? Non lo so, Terry. Ho pensato anche alla Super 4. Terry, tipo terra, terra drago. E come si scrive Terry? Terry, Ma no, è brutto, non mi piace. La puoi chiamare Sara. Oppure no, scrivi Sara, dai. Sara. Sì, ma R. Sara come si scrive Sara? Da S-A-H-A-R-A. Aspetta, S-A H S-A-H-A A-R-A. Ah, Sahara. Ah, ho capito Sara. No, come Sara. Il deserto del Sahara. Sara, vai, ci sta. Sara... Io ho trovato MT37. Anche perché, esatto, assomiglia un po' a Sara, che è un nome femminile, già. Quindi ci può stare. Allora, dato che ho preso Sara qui, ragazzi, ci faccio una cosa interessante. Spero di avere un antidoto, perché sennò mi muori prima che arrivo al centro Pokémon. Esatto. Io ti consiglierei di andare a Ciclamipoli, io ci sono già. Sarebbe bruttissimo, ragazzi, che non c'ho un antidoto. E non ce l'ho! Allora vai di super pozioni e cammina piano piano. Aspetta, no, ce la devo avere una bacca che cura l'avvelenamento. Si cura la bacca, okay. Esatto. Ok, ragazzi, ce l'ho. Ok, aggiungiamo Sara alla nostra squadra. Mentre Nuvola si attacca al cazzo, ovviamente. A che livello stanno i vostri Pokémon? Cioè, il vostro Trapinch, scusate. 21. 19. Ma pure Freak l'aggiunge? Okay. Non lo so. In questa puntata no. Ci penso off camera, anche perché vorrei mettere Manetric in team. Ah, ok. Anche perché diciamo, ti manca anche un Pokémon, ti manca, sì, è vero. Sì, lo posso trovare nel percorso 118 e ho tutti gli altri Pokémon che si possono trovare in quel percorso, quindi diciamo che sono abbastanza sicuro di avere un Manetric. Ah, okay, ragazzi, allora sono fatto facciamo? Tutti i calcoli. Chiudiamo l'episodio qui a Ciclamipoli. Ma che? Poi... Ma io devo abbattere ancora l'allenatore? Cioè non botto. Li devi proprio abbattere come finito. Se fossero degli alberi. No, ma. Da questa parte a destra poi dovremmo anche andare. No, dobbiamo andare a battere Norman prima, perché. Sì. Quindi dobbiamo scendere totalmente. Dobbiamo tornare a Petalipoli. Battere Norman, prendere Surf e poi dirigerci verso il percorso 119. Già. Allora ragazzi, vabbè. Qui continuo a battere gli allenatori io.
Mentre Swamp lo unirò le palle da condivisore esperienza e metterlo nel box, nel PC. Questa quale parte, ragazzi, prendo? Diciamo, è stata dedicata alla cattura di un nuovo membro, perché ci mancava, sinceramente. Fossilunghia o radifossile? Voi quale avete preso? Aspetta, non puoi prendere, tanto non puoi rivitalizzarlo, perché se hai preso già un Pokémon qua, non puoi. Ah, quindi infatti non lo prendo. No. Ok, allora lo lascio qui. Già. Io infatti non l'ho preso, ce l'avevo anch'io, ma ho preso Trapinch, ho preferito. Comunque, ragazzi, sono stato veramente sculato, non avevo capito, cioè non mi ricordavo che c'era la torre e potevo fare un'altra cattura anche là. Buono. Vabbè, buono. Allora che faccio? Faccio un po' di grinding a random. Ma che ne so, aspetta un attimo, tanto io. Ma tu hai battuto tutti gli allenatori nel deserto? Sì. Sì, sì, anch'io, erano pochi. Io ce n'ho un bordello da battere. Bordello. Allora facciamo così, ragazzi. Dato che se no vi annoiamo troppo, insomma, l'avete visto quello che abbiamo fatto, no? Allora, sì. Direi di fare così. Io batto questo allenatore, dopodiché vado a depositare i miei Pokémon, do il condivisore esperienza a Trapinch e poi ci possiamo salutare, perché tutti i restanti allenatori che ci sono nel deserto li utilizzerò per allenare il mio Trapinch, appunto. Allora. Ok, io nel frattempo faccio vedere un po' il mio Trapinch, che nature ha, e insomma dico qualcosa, qualche roba. Ma sì. Vediamo. Allora, Apollo, pensaci tu. Ah, io c'ho... Eccolo qui. C'ho coso al 36 Blaziken, che tra l'altro mi servirà anche contro Norman. E contro allora Norman dovrò usare lui, ragazzi. Sarà praticamente livellatissimo. Troppo livellato sarà Apollo. Aspetta, chi? Contro Norman dovrò fare doppio calcio per uccidere il suo uomo. Sì, vabbè. Però arriverà a livello 40, arriverà a sto punto. Perché già sta al 37. In ogni caso io non so chi usare. Norman ha i Pokémon di tipo normale. Non lo so, io me la potrei cavare anche con Skipper, non è un problema. Dai, io ho Ercina e ci pensa lui. Sì, Ercina sì. Mi batte tutti. Poi anche Kirlia, Swellow, vabbè, ce la faccio, dai. Ok, ragazzi, io direi che le cose più importanti nel deserto le ho fatte. I restanti, quelli là che non ho battuto, li farò off camera. Vado immediatamente a Ciclamipoli. Mi compro un po' di cose al market, perché sinceramente non ho né super pozioni né niente di queste cose. Cose che mi potranno essere utili. Off camera, ripeto, allenerò un po' Trapinch per farlo arrivare a un livello abbastanza decente. Per farlo arrivare, appunto, per mandarlo in campo. Allora, prima di tutto andiamo qua nel centro market. Voi avete fatto acquisti? No. Prima di iniziare l'episodio ho comprato qualche Mega Ball. Ok. Che vabbè, non è servita un granché, perché tanto comunque sono riuscito a catturarlo perfettamente. Vabbè, in ogni caso non scarseggio di Pokéball, quindi vado benissimo così. Ok, perfetto, okay. Ragazzi, allora io ho comprato antidoti di cose varie, vado a curarmi la squadra perché si può stoppare l'episodio. Yeah! L'episodio. Beh, quindi ragazzi, diciamo che in questa squadra al centro Pokémon di Ciclamipoli, Diciamo anch'io, che la nostra squadra adesso si può definire quasi completa. Sta formando. Manca quasi una sì. Mi sì, mancano sì. Due membri, a voi me ne mancano una Dark, uno e una Freak, ecco. Sì, e a sì. Me io vorrei mettere un tipo acqua e un tipo elettro adesso, eh. Allora, okay. A parte nel PC c'ho una scorta immensa di roba. Allora, deposito immediatamente uovo che non mi serve. E pensate, c'ho Makuhita, Slurmish, Meryl, Name, praticamente c'ho un altro team praticamente, perché c'ho lotta, erba, acqua, tutto nel PC. Ho completamente un altro team. Quindi ragazzi, direi che per questa parte è tutto. E noi niente. Esatto. Ci vediamo con la prossima parte, dove vedrete i nostri Pokémon un po' più levellati, sono tutti i miei. E a parte Apollo, che è già praticamente overpower. E noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi.